Sono loro i lavoratori della ipervigile, le guardie giurate, cui logiche loro estranee hanno strappato di dosso la divisa, quelli che stanno sperimentando più di ogni altro quanto Natale acuisca le sofferenze, le solitudini, il senso di abbandono morale e materiale. In mattinata una delegazione ha incontrato anche il sindaco della città di Nocera Inferiore, Manlio Torquato. Questi uomini dal presente incerto e dal futuro che sembra addirittura inesistente sono quelli che per giorni hanno presidiato la sede dell'istituto in via Michele Riccio, dormendo all'addiaccio, cucinandosi un pasto caldo su quattro pietre messe in cerchio, inventandosi uno spirito da scout per necessità, aspettando la solidarietà di tutti, dai comuni cittadini colpiti dall'ennesimo dramma del lavoro a quella della classe politica, che probabilmente nulla può, ma una pacca sulla spalla, una stretta di mano, a volte, spesso, hanno il valore di un unguento senza prezzo. Al freddo e al gelo, anche Gesù Cristo, il figlio di Dio, è venuto al mondo nella povertà estrema. Lui, il re dei re, è nato in una grotta, ha avuto per culo una mangiatoia, si è riscaldato sotto l'alito caldo di un bue e di un asinello, si è visto non solo non riconosciuto, ma finanche rifiutato. E al freddo e al gelo sono anche loro, i componenti dell'esercito dei 300, l'esercito della ipervigile, cui è stata ritirata la concessione che è finita sotto esame da parte di Guardia di Finanza, INPS, Ispettorato del Lavoro. Ieri anche il sit-in in via Barbarulo, sotto casa della famiglia De Santis, proprietaria della ipervigile, mentre una parte dei lavoratori continuava a presidiare la sede di via Riccio. Il versamento degli stipendi era stato l'ultimo impegno assunto in ordine temporale da parte dei vertici dell'azienda. In banca, però, questa mattina, racconta la battagliera sindacalista Lucia Pagano, avrebbero dovuto esserci 88.000 euro, ce ne sarebbero stati solo 16.000 e le trattative diventano frenetiche. Noi abbiamo un altro incontro in prefettura il 27 per discutere del lavoro, però fino a quando i lavoratori non prenderanno i soldi noi continueremo a manifestare, a lottare, ad occupare lo stabilimento che è occupato già da 7 giorni, giorno e notte.